Benvenuti a tutti ragazzi, io sono Furious93 e eccoci tornati di nuovo su Ground Zero. Dunque, l'ultima volta, vabbè questo qua lo lasciamo qua per adesso. L'ultima volta abbiamo portato via Chico. Non una cica, occhio. Non è sta cosa. Insomma, il tizio che c'ha il buco qua in pieno petto. Insomma, molto simpatico. Ora, è una cosa che non utilizzo spesso, però può tornare davvero utile. Allora, lì ne abbiamo solo due da dover prendere. E sapete che vi dico? Ma prendiamoli. Però, cioè, è utile questo visore notturno strabico, che non è un visore notturno. Però, cazzo, ce n'è un altro lì, porca miseria. E li portiamo tutti lì, chiamiamo l'elicottero e poi dopo entreremo a cercare Fats, dai su. Tanto questa qui ci metteremo pochi minuti a portarli lì. Diciamo al pelo ragazzi. Al pelo ci siamo salvati. Perché questi qui possibilmente, almeno a quanto mi sembra di ricordare, danno punteggio. Io se non sbaglio ho fatto solo la prima missione, diciamo, quando ho giocato appunto a casa di questo mio amico, e quindi sono solo questa. La base, vabbè, sicuramente sarà quella, però ci saranno altri obiettivi nelle prossime, magari altri obiettivi con diciamo delle guardie in posti diversi, con non lo so, di preciso non ne ho idea, magari armi diverse, non lo so. No. Via. Manca questo. Poi direi che non ne mancano più oltre a quello. Non ne mancano più? No, fermi tutti. Ah, è l'ultimo, ragazzi. Ottimo. Allora, a questo punto facciamo una bella cosa. Cosa che comunque non andrebbe mai fatta. Cioè praticamente ho già chiamato l'elicottero, intanto che io mi avvio vicino alla postazione per risparmiare tempo, diciamo. E questo qui non andrebbe fatto, perché comunque mi possono arrivare da dietro e mi incappettano da dietro, e non è una buona cosa. Avrei dovuto portarli qui, però per velocizzare il tutto si può anche fare, diciamo. Ora io, se non vado errato, purtroppo abbiamo il problema del fucile che abbiamo. Non abbiamo il silenziatore. E questa sarà una grande brutta cosa, ragazzi. Perché dovremmo usare questa. Il problema di questa è che diciamo la pistola silenziante è molto difficile usare, perché o becchi in testa o niente. Cioè non si addormenta di colpo. E sarà duro, anche perché possibilmente dovremmo anche ucciderli dopo, perché sennò si svegliano un po'. Insomma, sarà ostica la cosa. Allora, se non vado errato, con R si mettono dentro. Ok. Ok, target is in. A uno. Due. Vedete, in 2 minuti abbiamo fatto praticamente tutto. Allora, R. He's coming too. Roger that. No. Se non sbaglio mi devo allontanare per. Ok, molto bene. Non ero sicuro che mi dovessi allontanare per farlo partire, diciamo. Occhio qui adesso, perché potrebbero esserci ondatti. Sembrerebbe di no a prima vista. Oh, però c'è un camion lì. Ciò che non mi piace. C'è un camion e ciò non mi piace. Allora, facciamo una bella cosa, facciamo così. Qui non c'è nessuno. Ottimo.
Molto bene, io non vedo nessuno qui, non vedo nessuno neanche là. È stata secondo me una buona cosa anche comunque, dato là c'è un tizio. Che è questa bandiera al vento. Oh, gli elicotteri sono moderati qui sulla destra. L'eliporto. Lì c'è un tizio. Lì ce n'è un altro, ragazzi. Io me li marco perché fino a quando posso farlo, che non abbiamo la modalità estrema, lascia fare che aiuta. Oh, il problema sta quel tizio lì. Ce n'è qualcun altro lì da qualche parte. Mi sembrerebbe di no. Quindi se lo faccio addormentare, adesso sarebbe un buon momento. Porca miseria. Non venire qua, non venire qua, non venire qua. Allora, dunque. Vedete già è. Ragazzi, è tosta, è tosta, è tosta. Porca miseria, questa non ci voleva. Non abbiamo più il silenziatore al fucile, è un casino. The helipad. That matches Chico's tape. Allora. No, ok. Mi sembrava di ricordare che praticamente se gli sparavi un po' di volte in testa con la cosa lo uccidevi. Tipo lo uccidevi di sonno, tipo una cosa del genere. Mi vedono, mi vedono, mi vedono, non mi vedono. Dunque, qui c'è qualcuno. No, dovremmo riuscire a stordirlo, cioè a colpirlo tranquillamente. Ottimo, ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. C'è pure la telecamera, porca miseria. Ragazzi, qua ci sarà da riflettere un po'. Mi sa che dal davanti non possiamo entrare, bisognerà entrare dal dietro, quindi bisogna fare tutto un po' di giri. Intanto beh, vi sparo un altro, tanto i colpi ce li ho per ora. Corri, 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 corri. Peccato che non si possono indossare, diciamo, le uniformi dei nemici, in modo che magari potevo prendere il camion nemico e entrare, diciamo. Potrei fare una pazzia, tra virgolette, se non vado errato, usando queste torrette antiaeree. No. Telecamera? Huey's handling preparations for the inspection. Keep your mind on the mission. No, 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 fermi tutti. Ah, ci sono due tizi lì. Ragazzi, era tosto. Come cavolo faccio? È un casino, ragazzi. Mi vedranno. No, 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 no. Che miseria. Cavoli, di qua sono tre. Che miseria, che miseria.
idea di come fare, oh my god. Ci muoio. Non so come, ma ce l'ho fatta. Fuglia. Quello di qua si può entrare. Sì. Qui c'erano le telecamere, non mi ricordo, ragazzi. Che volevamo fare tutto stealth. Sì, come no. Cosa un po' di... Questo dovrebbe essere il magazzino. Intanto facciamo una bella cosa. Fermi tutti. Andiamo fuori il magazzino. Ottimo! Ragazzi, ottimo! Fucile silenziato. Ecco, ora siamo in un punto di stallo. Ma non so se faccio esplodere il barile dietro, magari si girano. Anzi, sono due. Ma comunque questi qua non entrano, porca miseria. Aspettate, fermi tutti, ma se io faccio una cosa tattica, ovvero faccio così. Cacchio, ci passa! Ci passa, non ci passa così. Così però ci dovrebbe passare, vediamo. Madonna ragazzi. Cosa ho fatto? Coraggio, apri quella cazzo di porta. Dai cazzo. Che cazzo va, eh? Ottimo. Via le luci. Ottimo davvero, via le luci. Ora qua non sarebbe male utilizzare questo. Che... dicono un bisogno notturno, ma io non ci credo neanche, cioè non c'entra una mazza un bisogno notturno questo qua. Dunque, un cancello, quindi sono entrati da là col cancello. Il problema è poi dove sono andati. Credo che siano andati giù di qua. Vediamo sul salsecco. Ombra libero. Ottimo. Questi qua dovrebbero essere, diciamo, si possono far esplodere. Ottimo. Ottimo.
è ottimo, direi. Molto bene. Se non sbaglio c'è... ah, forse ora mi ricordo dove devo andare. Qua. Giù di qua, se non vado errato. Adesso vediamo, ragazzi, perché non mi ricordo più. Questa non ci voleva, ragazzi. Anzi, sto sbagliando un sacco di cose. Perché quando non ho provato. Se io faccio così, se non sbaglio, posso fare così e poi rifare di nuovo così. Ok, perfetto, per ora lo lasciamo senza. The enemy's trying to take you out. Contact the target later. Se faccio così, come si vede? Ma non si vede, pensavo bene. Fermi, fermi, fermi tutti, fermi tutti. 1 X. Clear. Dai, su, 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 ottimo. They're standing down. Ora non mi ricordo, è morto, morto, morto. No, non mi ricordo, ragazzi. Non mi ricordo, meno male che almeno c'è la cazzina che forse resetta un po' lo status d'allerta, se non vado errato. Pazzo. Secondo me è pazzo comunque. In tutti e due i sensi. Pazzo. Ortega. Sì, donna. Non mi fatti. Sembrava che era. Sì. Purtroppo non ho idea né di chi sia Chico né di chi sia pazza, sinceramente. Non ne ho davvero idea. O sono, diciamo, dei. Diciamo, delle persone dell'esercito di Snake. Che saranno nel prossimo capitolo. E quindi, tra virgolette, è come se fosse una cosa del futuro, questa cosa qui. Ma anche se la vedo difficile, perché mi viene in mente nel Phantom Pain c'ha. Intanto carichiamo. Phantom. Porca miseria. Cazzo ti urli. Oh. E se non sbaglio in Phantom Pain Snake c'ha tipo. Colpisce quanto vuoi, ma che cazzo stai di? Ah bella, che stai di? Stai impazzì? Che mo c'è il tizio quello là in fondo, maledizione. Lasciamoci di qua. Ottimo. Aspetta, fermi tutti, di qua dove diamine... No, aspetta, fermi tutti. Ragazzi, sapete che vi dico? Io chiuderei qua il video e alla prossima cerchiamo di scappare da questa fognaia. Alla prossima, ragazzi.